essere lasciati o non essere lasciati. E questo è il problema. Ciao, sono Malcolm Bilotta, psicologo e appassionato di esoterismo e meditazione come metodo di ricerca interiore. Questo perché sono convinto del fatto che la psicologia serva forse soltanto per agghindare la nostra gabbia e noi invece abbiamo bisogno di mezzi e chiavi per uscire dalla nostra gabbia. Allora ti porto l'esempio di un mio paziente che è venuto in studio la settimana scorsa e mi ha confidato di essere stato molto, 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 moltissimo male perché la compagna con la quale si stava frequentando e con la quale aveva creato un idillio pazzesco lo sta allontanando, lo sta cercando di chiudere questa relazione. Allora questa persona, ultra sessantenne, mi scoppia a piangere davanti dicendomi che questo lo ha fatto veramente contattare una profondissima tristezza, un profondissimo senso d'abbandono. Allora, chiaramente ho cercato di accogliere questa persona e di sostenerla in questo momento difficile, di starle semplicemente vicino e di portare la sua attenzione intanto sul proprio sentire dal punto di vista fisico, quindi dove queste sensazioni stavano albergando, prendendo piede dentro il suo corpo proprio. E a poco siamo riusciti ad entrare in un dettaglio molto specifico di come questa era in realtà la riedizione, una delle ennesime riedizioni di una mancanza, di un senso di abbandono molto antico, come accade a moltissimi di noi, ovviamente. Ma la cosa più importante per la quale sto facendo questo video, per te che mi stai ascoltando, è i doni preziosi che grazie a questo essere lasciati possono pervenirci e sono pervenuti anche a questa persona. Alla fine della seduta, infatti, ci siamo abbracciati in maniera molto intensa e ringraziati l'un l'altro perché quello che è emerso è stato qualcosa che da prima sembrava una difficoltà da dover ricacciare, da dover tenere nascosta, in realtà è stato un dono molto prezioso per la vita di questa persona e anche per la mia, perché ogni volta in terapia non è solo il paziente che guadagna qualcosa, ma il terapeuta se si cala a doppia mandata anch'esso con le difficoltà della persona trova qualche traccia, qualche frammento, qualche scheggia di se stesso che sono di un valore inestimabile anche per noi, chiaramente. Per tornare al tema dell'essere lasciati, ecco, qual è stato il dono principale che questa persona si è portata a casa, anche con la difficoltà del caso, il dolore? Perché spesso noi tendiamo a nasconderci il dolore, sia esso un mal di testa oppure un dolore sentimentale, a far finta di niente. Ma molto spesso non è necessario, si può anche imparare dal piacere molte volte, ma molto spesso il dolore, la tristezza ci sono maestri e ci danno delle indicazioni preziosissime su cosa stiamo facendo, chi siamo e come condurre le nostre vite. Allora, il dono di questa persona che ha ricevuto dall'essere lasciato è stato proprio questo, finalmente permettersi di contattare una parte di sé che da tutta una vita, da oltre 60 anni, stava cercando di nascondere, stava cercando di fare carte false per non far emergere questa parte di sé, che guarda un po', era la fragilità, era essere in grado di accogliere questo senso di precarietà, che probabilmente emerge un'esperienza preverbale di abbandono, ma è poco rilevante questo. Ciò che importa è che nel quotidiano di oggi, quella persona, come molte altre, magari anche come te stesso o le persone che ti stanno vicino, continuano a fare qui ed ora, in questo continuo, perpetuo, ossessionante rieditare un comportamento, una strategia difensiva che forse sia stata ottima qualche decina di anni fa, ma adesso è assolutamente inattuale e ci mette semplicemente in difficoltà, ci fa essere delle figurine bidimensionali, come quelle dei fumetti di una volta, ovvero molto iconiche, molto poco sfaccettate, come invece ogni essere umano dovrebbe, potrebbe essere. Allora,
cos'è successo grazie all'abbandono. Forse non è un caso, anzi, ho suggerito a questa persona, non è un caso che dopo tutto un lungo percorso di abbandoni, oggi in una situazione molto particolare nella quale non entriamo in merito, ma una situazione molto delicata dal punto di vista emotivo, questo abbandono abbia fatto scattare definitivamente questa grande presa di consapevolezza che poi abbiamo in qualche modo, come dire, diramato insieme, siamo riusciti un pochino nella seduta a rendere più chiara anche per lui. E questa occasione, che non è venuta a caso, torno a ripeterlo, ha dato alla persona e può dare anche a te, può dare a chiunque finalmente si permetta di ricevere qualcosa da questi episodi nella vita che noi non facciamo altro che archiviare come qualcosa di sbagliato, qualcosa da dimenticare il prima possibile, un po' come fanno gli americani quando muore qualcuno, che cancellano tutte le sue tracce per evitare di entrare in contatto con il dolore. E invece un fico secco, il dolore in questo caso c'è maestro, ci può essere come una sorta di guida virgiliesca, passatemi il neologismo, che ci conduce all'interno del nostro viaggio interiore. E all'interno di questo viaggio possiamo riscoprire quei frammenti, quelle parti ombra, quelle immagini indesiderate che da tutta una vita facciamo di tutto, facciamo carte false, facciamo in modo e maniera di nascondere in primis a noi stessi. Ma torno a ripeterlo, quando noi tagliamo con l'accetta i nostri comportamenti, i nostri stati d'animo, i nostri modi schematici di pensare e di intendere, giudicare le situazioni della vita, noi facciamo un grandissimo torto a noi stessi e questo torto ci rimanda ad una capacità, una libertà di movimento molto molto più risicata. Invece, grazie all'essere abbandonati qualche volta, sì, ebbene sì, a volte essere abbandonati può essere una fortuna. Ti voglio ribaltare con questa chiacchierata, con questa riflessione, proprio la visione angusta che spesso tutti noi, magari tu stesso, hai di certe situazioni. A volte, in quel punto d'ombra nel quale facciamo fatica persino a posare lo sguardo, c'è la chiave straordinaria che ci permette di aprire la nostra vita, aprire le nostre modalità di essere in contatto con quello che ci circonda. E allora questa persona, per chiudere un pochino la riflessione, che poi magari sarebbe carino sviluppare insieme, se hai voglia di mettere i tuoi commenti, le tue riflessioni, le tue esperienze qua sotto questo video. Questa persona ha finalmente imparato una cosa importantissima, ma non dalla chiacchierata che ha fatto con me, dalla sua propria esperienza, dal suo essersi permesso di soffrire e di contattare quella fragilità, quella delicatezza che non aveva mai, perlomeno in questi termini, perlomeno con questa profondità, permesso a se stesso. Tutto impegnato com'era a farsi strada nella vita, a dimostrare a tutti, in primis a se stesso, anche proprio con questo atteggiamento fisico che molto spesso si vede nelle persone che ci circondano, oppure magari noi stessi in qualche momento, oppure caratterialmente abbiamo sviluppato, di tenersi su. Questo tentativo di tenersi sempre su, che dal punto di vista psicologico, bioenergetico, non richiama ad altro che a una fatica, ad uno sforzo tremendo, perché se mi devo tenere su, significa che su, in piedi, da solo, con le mie gambe, non ci so stare, fatico a starci. Allora, ad uno sguardo anche chiaramente attento e che ha sviluppato una sensibilità, questo genere di persone emergono di primo acchito, cioè questa particolarità ci rimbalza addosso in maniera inequivocabile, soprattutto se abbiamo fatto un percorso a nostra volta importante, un percorso di scavo interiore, come si suol dire, come tutti i percorsi, alcuni dei percorsi che noi di consapevolmente proponiamo. Se vai a dare un'occhiata al nostro sito potrai vederne molteplici, ci sono molti contenuti gratuiti ed alcuni invece che chiaramente sono un pochino più approfonditi che necessitano anche un esborso economico, chiaramente. E
Questo per dire che cosa, in conclusione di questa chiacchierata, che nella misura in cui riusciamo ad entrare in noi stessi, quando gli eventi esterni ci mandano dei messaggi chiari e invece di fuggire da il primo mal capitato o ben capitato di turno che cerca di toglierci il sintomo, no? Quindi hai questa problematica, bene, facciamo questi passi per eliminare il sintomo, così subito dopo starei meglio e potrei di nuovo scalare le vette del successo. Ecco, dubitate di questi individui, loschi individui, perché il sintomo è sempre straordinariamente fertile per indurre in noi un cambio di prospettiva. Allora il sintomo diventa, dal mio punto di vista, chiaramente poi se ne può parlare, un'occasione straordinaria, potentissima, per rivedere un pochino il nostro atteggiamento nei confronti di noi stessi e della vita. Ecco, questa era un pochino la riflessione che, grazie a questo paziente, del quale chiaramente non farò il nome, mi era rimasta un po' in testa in questi giorni e avevo voglia di condividerla proprio con te, con voi, che potete in qualche modo farne tesoro. Allora vi aspetto per il prossimo video, per la prossima riflessione balzana che mi verrà per la testa, e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale per rimanere in qualche modo in contatto con noi e di visitare il nostro sito internet www.consapevol-mente.it. Alla prossima!